e porto le cicatrici sulla carne, perché per il mio impegno per i diritti umani per due volte sono stato imprigionato nelle galere di Tel Aviv e per due volte mi hanno torturato, e i segni che sulla pelle sono i segni delle catene quando mi trascinavano in corridoi di dolore. Esattamente quello che è successo settimana scorsa al premio Nobel per la pace Mayred Meguir, che ha assaggiato quella dell'accoglienza di Israele. L'hanno fermata a Tel Aviv, l'hanno arrestata, l'hanno rinchiusa 6 giorni in carcere e poi l'hanno deportata in Irlanda. L'accoglienza di Tel Aviv. The Israeli government has deported Irish Nobel Peace Laureate and activist Mayred Meguir a week after she was denied entrance at Ben-Gurion Airport. For the past week, Meguir was held in an Israeli jail as she... Oh! Oh God, I got hit in the head. It's terrible what's happening here in Palestine. They're suffering so much. They can't even have a voice. È terribile quanto sta accadendo ai palestinesi qui in West Bank. Soffrono così tanto e non hanno voce, non possono neanche protestare in maniera non violenta. Sparano addosso, lacrimogeni, proiettili di gomma. Nelson Mandela, dopo tutto, ripeteva e ripete la stessa cosa ormai da tempo, vale a dire che l'oppressione ai danni dei palestinesi da parte degli israeliani è molto peggio di quello che subivano loro neri da parte di una cerchia, da parte di una cerchia di bianchi razzisti. Ma sto parlando di Nelson Mandela, non di Fabio Fazio. Nelson Mandela sono anni che denuncia il razzismo di Israele contro gli arabi israeliani e contro le minoranze etniche. Obviously. Going to work.